Ciao a tutti, io sono Statib e benvenuti su questo canale. Oggi volevo un attimino parlare dei pattern di Inkscape, perché ho visto che c'è una sorta di, non so se chiamarlo bug, comunque un comportamento che non è molto intuitivo, per cui a volte risulta fastidioso. Sapete già come applicare un qualsiasi pattern, basta selezionare un oggetto, in questo caso io sto facendo una piantina, per cui volevo dare una sorta di effetto erba, diciamo così, una leggenda tipo erba, per cui ho un oggetto che è il prato. Per dare un qualsiasi pattern basta andare sull'apposito docking fill and stoke, andiamo in fill e poi selezioniamo l'iconcina che ci fa accedere insomma ai pattern. Vedete che adesso io ho già costituito un pattern a forma di diciamo così prato, e ho semplicemente insomma l'ho costruito semplicemente utilizzando dei rettangoli di colore alternato. Se andiamo a vedere nei paint server dovrebbe essere ancora compreso, vediamo, current document, eccolo qua, questo è il pattern che ho creato per fare l'erba. Adesso però c'è un problema, io vorrei poter girare questo pattern, ok? Per cui la procedura da fare dovrebbe essere semplicemente quella di selezionare appunto l'oggetto, entrare in modalità edit note e poterlo girare. Per poterlo girare però abbiamo bisogno di tre indicatori, uno che è quello della posizione, uno che è quello della rotazione e l'altro che è quello della scala. Però vedete che non viene visualizzato? In realtà se noi facciamo zoom indietro, a un certo punto dovremmo trovare, vedete, nello spazio gli indicatori. Purtroppo questo secondo me assomiglia proprio a un bug, comunque a un qualcosa di non proprio bello a livello di programmazione, per cui bisogna andare a, diciamo così, a riportarlo nella zona di disegno. Per cui basta selezionare la X, cioè basta, ovvio basta, non è proprio così semplice, insomma si seleziona la X, si trascina, ok, poi si fa lo zoom, cerchiamo di posizionarlo sull'angolo in alto più o meno a sinistra, diciamo così, dell'area di selezione. Vedete che l'area di selezione dell'oggetto è in realtà il suo ingombro, considerando come ingombro però gli estremi massimi delle tre dimensioni, per cui in altezza sarà questo vertice, faccio un po' uno zoom, sarà questo vertice, a destra sarà questo, a sinistra sarà questo, in basso sarà di nuovo questo, per cui descrive quest'area, la vedete perché è tratteggiata, la selezione, l'X puntiamola, diciamo così, la lasciamo in questa posizione qua, il cerchio che appare se noi non andiamo a trascinare determina l'angolo del pattern, per cui l'angolo con cui andiamo a utilizzare il pattern, il quadrato determina la scalatura, per cui lo scaling, ok? Questa cosa io insomma volevo fare un video su questa cosa perché spesso e volentieri, non sapendo questa sua particolarità, fa impazzire il fatto che noi andiamo a toccare l'oggetto, a cercare di scalare il pattern, in realtà i comandi non vengono visualizzati perché possono essere sparsi veramente all'interno del canvas in qualsiasi posizione, per cui a volte li troviamo, non so, appena fuori il foglio, a volte come in questo caso avete visto che sono veramente lontani. Da cosa dipende? Non lo so, spero che però questo piccolo trick, questo piccolo aiuto vi sia appunto utile nel vostro lavoro. Grazie per aver visto questo video e alla prossima.